Gli azzurri ringraziano la Spagna. Italia testa di serie al Mondiale 2026, l'Italia ringrazia la Spagna, ma il suo destino è ancora tutto da scrivere. Battendo 3-0 la Serbia, ieri sera le Furie Rosse hanno fatto un grosso favore agli azzurri, che adesso hanno la certezza matematica di partecipare da testa di serie al sorteggio della fase a giorni del Mondiale 2026. Adesso dobbiamo solo qualificarci. La squadra allenata da Luciano Spalletti è al momento prima nel gruppo A2 di Nations League con due partite, contro Belgio e Francia, è ancora da giocare, ma grazie a Morata e compagni, che nel frattempo si sono qualificati per i quarti del torneo. Andrà sicuramente in prima fascia nel sorteggio anche se dovesse arrivare terza. Come si stabilizzano le teste di serie per il sorteggio del Mondiale 2026? Saranno teste di serie le 8 nazionali che si piazzeranno nelle prime due posizioni nei gironi della Nations League 2025 e che quindi si qualificheranno ai quarti di finale. Le altre 4 saranno invece scelte in base al loro posizionamento nel ranking FIFA, dove l'Italia ha davanti soltanto Inghilterra, Portogallo e Olanda. Con i risultati di ieri sera sono sicuramente in prima fascia Germania e Spagna, già ai quarti di Nations League, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia e Olanda per la classifica. Ne mancano quindi altre 4, Croazia e Svizzera sono molto vicine, mentre gli altri due posti se li contenderanno Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca. Vieni a qualificarti al Mondiale 2026? Canada USA Messico 2026 sarà il primo mondiale a 48 squadre che metterà a disposizione dell'Europa 16 pass anziché i soliti 13. L'unico modo sicuro per qualificarsi è il primo posto nel girone, le 12 seconde classificate e le 4 migliori terze di Nations League si contenderanno invece gli altri 4 slot nei temissimi playoff. Il sorteggio si svolgerà poi il 13 dicembre a Zurigo, e l'Italia spera davvero di esserci stavolta.